con Beatrice Barberis, un po' sofferta, si vede anche che comunque bisogna ancora mettere un po' più di benzina nelle gambe, ma ci sta, siamo ancora all'inizio stagione, però due punti importantissimi. Sì, diciamo che l'importante erano i due punti. Abbiamo iniziato un po' soft, però veniamo anche da, senza che sia un alibi, da settimane molto difficili in cui abbiamo giocato tante partite a ranghi ridotti, anche oggi. Quindi diciamo che l'importante poi è avere una reazione, l'abbiamo avuta ed era i due punti in classifica. Quindi continuiamo a lavorare e piano piano costruiamo mattone dopo mattone il nostro sistema. Chiedo anche, visto che del gruppo dell'anno scorso siete rimaste in poche, stanno arrivando, arriveranno altre e un'altra giocatrice tra poco, signora giocatrice ovviamente, visto anche dalla tua faccia, come vi trovate e come vi state trovando anche in campo? No, in campo ci troviamo bene, abbiamo dimostrato anche quando corriamo, ci passiamo la palla, riusciamo a creare veramente della bella pallacanestro. Ovviamente essendo un gruppo abbastanza nuovo, un nuovo sistema, un nuovo coach, ci serve del tempo per creare quell'alchimia giusta che spero arriverà presto. Domenica altro match subito. Domenica altro match, continuiamo a lavorare e costruiamo. Ti ritroveremo più in campo, sappiamo che stai rientrando da un piccolo dolorino, speriamo di rivederti presto. Sì, questa è la mia prima partita, sono felice di essere rientrata, è stato un mese faticoso e piano piano anch'io spero di rientrare in forma il più presto possibile. Una partita comunque che ha portato due punti e questo nel bene o nel male comunque è molto buono. No, ma una partita in cui sapevamo che avevamo un avversario che giocava una pallacanestro con grande intensità, grande aggressività, l'ha dimostrato con buone giocatrici. Noi siamo riusciti già dal primo quarto a giocare bene in attacco, ma abbiamo concesso troppo in difesa. Questo è stato un po' la cosa che si è ripetuta per tutta la partita. E questo dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo concesso troppi tiri facili, poi dopo anche loro hanno fatto dei canestri difficili con Milazzo, che era molto ispirato questa sera. E ci hanno messo in difficoltà, chiaramente quando sei a 5-6 minuti alla fine siamo riusciti a stringere le maglie, abbiamo fatto vedere che siamo la squadra migliore di loro, però non era scontato, perché quando sei a 5-6 minuti alla fine e appunto appunto può anche venire fuori una paura di perdere, questa non c'è stata e questo è merito delle ragazze. Infatti il quarto mi sembra che abbiano segnato solo 10 punti, 10-12 punti, e questo segnale che insomma alla fine ci siamo migliorati nella parte per noi più deficitaria e le ragazze avevano grande voglia di fare bene. Coach, infatti anche questa mi ha anticipato la domanda, il fatto di aver portato solamente una decina di punti nel quarto quarto con una squadra comunque che con rotazioni ridotte, questo è un buon segnale per il futuro? È un segnale per sempre, cioè non, è un segnale importante, però non, è un brutto segnale quello che era successo prima, perché concedere 60 punti nei primi tre quarti non va bene, e quello è un aspetto che dobbiamo migliorare, dobbiamo prendere quello positivo, ma anche e soprattutto vedere quello che c'è da migliorare. Ci sono stati in alcuni momenti anche un po' di rallentamento nel gioco, nel ritmo da parte della Segafredo? Era un piano tecnico oppure c'è stato un attimo quando si andava soprattutto di sopra di 3-4 possessi di distanza un po' di cercare di gestire il match? Non è stato assolutamente voluto, noi ho chiesto ai ragazzi di tenere un ritmo alto, quando l'hanno fatto siamo anche riusciti a giocare bene, però può essere che se la terza volta che siamo andati in vantaggio di 10 punti abbiano voluto un pochettino controllare, ci sta, però non è mai stata una mia richiesta. Poi abbiamo giocato in 7-8, è anche umano che alla fine non si riesca a tenere il ritmo del primo quarto. Coach, domenica altra partita, come ci si arriva in questo ormai tour de force tra Supercoppa e campionato? Ci alleniamo poco, però dobbiamo essere concentrati per riuscire a mettere in campo tutte le energie che abbiamo, l'intensità, e per poi dopo, se riusciamo prossima settimana, a lavorare su tante cose di cui abbiamo molto bisogno.